radicale. Siamo al congresso di Radicali Italiani del 2011 in compagnia di Daniele Carcea, appassionato di economia, diciamo di dinamiche globali, economiche, possiamo dire così. Monetarie, finanziarie. Buonasera a tutti gli spettatori innanzitutto. Questo mondo come se la sta passando da un punto di vista economico? Questo mondo è nella più grossa crisi che l'uomo abbia mai conosciuto. Ora stanno prendendo atto di questa cosa in molti. 3-4 anni fa, quando scoppiò la crisi, non ci fu questa percezione. Molti la consideravano una crisi grossa, ma non come quella del 29. Invece già c'erano tutti gli indizi per capire che questa sarebbe stata molto più forte di quella del 29, perché molti anni dopo, 70-80 anni dopo, il meccanismo di finanziarizzazione del sistema ha raggiunto dei picchi enormemente più alti. Siamo con un PIL mondiale intorno ai 60.000 miliardi di dollari. La finanziarizzazione, cioè prodotti derivati, CDO, CDS, futures e tutto il resto, i famosi subprime, hanno una capitalizzazione pari a 500-600 mila miliardi, 8, 9, 10 volte il PIL mondiale. E quindi si capisce benissimo che il sistema è impazzito. Prospettive? Prospettive molto critiche. La prima bolla scoppiata con i subprime è stata, diciamo, ridimensionata grazie all'intervento degli stati e delle banche centrali, con aumento dei debiti pubblici degli stati sovrani e pompaggio di monete e liquidità. Soprattutto in America è stata fatta l'operazione di quantitative easing, che vuol dire alleggerimento quantitativo, vuol dire stampa di moneta offerta a queste banche che rischiavano di fallire. Praticamente è stato tradito il messaggio, che è il messaggio liberale, che quando uno fallisce, quando uno non è più in grado di sostenere i propri conti, deve chiudere. In realtà queste banche hanno un potere oligopolistico enorme, e quindi sono le stesse banche che finanziano le campagne elettorali sia di Obama che di Bush prima, comunque il concorrente di Obama, e quindi hanno un potere enorme finanziario, sull'informazione, sull'energia, tutta una serie di scatole cinesi che porta a creare un meccanismo che queste banche non vengono chiuse. Si interviene e si aumenta la massa di debito. Quindi cosa è successo? Che l'altro anno hanno deciso, perché poi se uno studia esattamente i fenomeni capisce che questi lavorano di concerto, quindi commettendo dei reati come aggiotaggio, insider trading, manipolazione dei mercati, e decidono di spostarsi su altre prede. Infatti sono dei predatori. E all'inizio del metà 2010, e sono ritornati nel 2011, hanno deciso di attaccare gli stati sovrani europei. Proprio l'Italia è entrata anche nell'occhio del ciclone, con un giochetto molto semplice. Si fanno partire dei rating, dei giudizi sui debiti pubblici dello Stato come quello italiano, si preannuncia il declassamento, o si preannuncia o si fa, e quindi grazie anche all'informazione giornalistica, televisiva in tutto il mondo, si dà questa notizia e si fa alzare i tassi di interesse di questi titoli, come vendendo questi titoli che queste grandi holding finanziarie hanno nei propri portafogli. Li vendono prima, a quel punto lì cala il prezzo di questi titoli, perché è un meccanismo particolare, tant'è che lo Stato italiano o lo spagnolo, il portoghese, qualunque di questi stati che viene attaccato, è costretto nelle aste successive ad alzare il tasso di interesse per poter offrire un rendimento pari a quello che si trova sui titoli già sul mercato. Quindi vendono prima e ricomprano successivamente. Con questo giochetto si mettono in tasca dei profitti
enormi, perché se si moltiplica tutto, cifre insomma intorno agli ordini di miliardi di euro ogni volta, si creano dei margini di profitto. In realtà l'Italia non ha avuto un peggioramento dei conti pubblici, la situazione è quella, la crescita è quella da molto tempo, 0, 1, siamo intorno a quell'ordine di grandezze lì, il debito pubblico aumenta progressivamente con un tendenziale che è conosciuto, quindi i conti pubblici non sono peggiorati, lo stesso vale per altri paesi, addirittura ci sono paesi come gli Stati Uniti, la stessa Inghilterra che hanno dei deficit annuali del 10%, quindi con i conti veramente rosso profondo, però per ora non sono stati oggetto di questi attacchi. La domanda e la risposta perché è facilmente comprensibile, perché questi grandi istituti finanziari sono strettamente collegati a Wall Street e alla City. Insomma, diciamo figli e figliastri anche tra i paesi che hanno scelto la via capitalistica, insomma, e quindi un capitalismo poi applicato e soprattutto conseguenze che vengono pagate da alcuni e non da altri. Sì, diciamo che per ora è così. Quello che penso io, che condivido anche con gli amici di Livorno, che da anni ci occupiamo di questa cosa, ma anche con Alfredo Pauciulo, che considero il maggiore esperto in area radicale di queste tematiche, e la situazione è stato rimandato quello che era il crollo più o meno sistemico di questi istituti finanziari. E quindi prima o poi la cosa avrà un aggravamento, ci saranno continui alti e bassi fino a che a un certo punto il sistema non si blocca. Perché? Per un motivo ben preciso, perché questi famosi titoli spazzatura sono ancora tuttora presenti nei bilanci di tutti gli istituti finanziari, da quelli medi a quelli più grandi. E a un certo punto la situazione è destinata a esplodere. Oppure ci sarà un momento in cui tutta la liquidità che è stata immessa nel sistema si riverserà nelle società occidentali, ma in tutto il mondo, creando un'inflazione forse anche a due cifre. Quindi o per un motivo o per l'altro, prima o poi la situazione è destinata a peggiorare. Ecco perché noi ci siamo detti come poter uscire da questa situazione. Abbiamo pensato che l'unico modo per un governo, il meno peggio possibile come governo di questa situazione, sia quello di dichiarare il default, non un default assoluto, ma un default regolamentato, pilotato, indotto sui bilanci pubblici degli stati, quindi sui debiti pubblici e sui bilanci di queste grandi banche, che comunque devono apparire nella loro interezza, deve essere tutto portato alla luce del sole. Operazione, diciamo, quasi visionaria, però riteniamo che sia l'unico tentativo per poter riuscire a salvare il salvabile di questo sistema che è destinato a collassare, secondo noi. Daniele, dico bene? Sì. Ti vediamo con una maglietta che abbiamo visto indosso anche a Stefano Bilotti. Di che si tratta? Questa è la maglia che abbiamo deciso di stampare per questo congresso qui di Rientro Dolce. L'associazione Rientro Dolce è abbastanza conosciuta nel mondo radicale e ha l'obiettivo di far sviluppare una campagna, sensibilizzare l'opinione pubblica sul discorso della sovrappopolazione, perché riteniamo che 7 miliardi di persone a cui stiamo arrivando in questi giorni sia un carico troppo grosso per il pianeta. Questo discorso della finanziarizzazione e questo discorso della sovrappopolazione, della limitatezza delle risorse, alla fine si intrecciano, perché in un mondo totalmente indebitato, dove il mantra di tutti è quello della crescita, 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 di capezionare la memoria, è chiaro che sei costretto a crescere per poter ripagare i debiti che hai costruito in questi anni. Ma la cosa non è tecnicamente impossibile, uno perché i debiti sono troppo grossi, e questo l'abbiamo già detto prima, ma anche se
potessimo farcela, potremmo farcela, no, non sarebbe possibile, proprio perché siamo 7 miliardi di persone nel mondo e non ci sono le risorse per poter creare un sistema di crescita per tutti. Quindi le due cose si scontrano, quindi è necessario un rientro della popolazione e un contenimento della crescita economica. Sarebbe auspicabile che i paesi occidentali iniziassero a decrescere e quelli messi, diciamo, peggio, il terzo mondo e tutto il resto, crescessero a un livello accettabile. Anche questa è una visione utopistica, però sarebbe quella ideale: un po' di crescita da una parte e un abbassamento da una parte. C'è questo monte dei debiti che impedisce questo stato di cose si realizzi, e quindi anche questa cosa va dentro questo discorso del default dei debiti per poter cercare di gestire questa situazione. Per quanto riguarda la sovrappopolazione, sono auspicabili politiche di contenimento non dirigistiche, ma diciamo con convincimento dei paesi, degli stati, che riducano il numero dei figli che le famiglie tendono a fare. Daniele, a questo punto non so se c'è qualcosa da aggiungerci su questo argomento. Chiunque sia interessato alle tematiche di Rientro Dolce può trovare su internet il sito di Rientro Dolce, e chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche finanziarie può scrivermi in privato alla mail carcea@interfree.it e chiedere di essere iscritto alla lista Ron Paul, composta da circa un 25-30 persone tutte di area radicale, che quotidianamente studiano, leggono, approfondiscono, si scambiano opinioni su quello che è il tema finanziario. Ringraziamo Daniele Carcea, gli diamo appuntamento sul nostro sito di www.radicale.it e chiaramente gli auguriamo buon congresso. Grazie.